Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xyuder e ragazzi, porcaccia ragazzi, c'ho della roba da farvi vedere che veramente se voi aveste questa carrozza ragazzi la trainereste da sola coi denti per la felicità. Lì che tira la carrozza coi denti. Io so scendere a morte. Ragazzi, abbiamo delle info sul missile guida. Sono ignorante, chiedo scudo. Sul missile guidato e su una roba che io personalmente ancora non ci sto credendo. Lui, e per lui intendo quello che succede su Twitch e YouTube, per quello che vedrete dopo è il Fabione, per quello che vedrete adesso, siamo rimasti così. Perché è unbelievable, è unbelievable. Allora, ragazzi, andiamo subito a vedere quello che è stato recuperato pochissime ore fa nei file di gioco. L'avevamo già intravisto qualche giorno fa, oggi è ufficiale. Ansacafili! Guardalo qua, raga, prot! Il nostro caro buon vecchio missile guidato, ragazzi, per i vecchioni che si ricorderanno sicuramente quando verso marzo, fine marzo indicativamente, c'era il missile guidato. Ricorderanno anche che è un'arma assolutamente OP, ragazzi. Tu avevi un controller, trovavi il missile che era di rarità epica e leggendaria e ti andavi ad infrattare easy, non si sa dove, e con un semplice gesto sparavi il missile, poi ti cambiava la visuale, non era più sul tuo personaggio, ma era dietro il missile e tu lo guidavi con le frecce e andavi a fare le peggio kill. Ragazzi, è stato recuperato, oltre a questa immagine, sgadan, anche queste nuove variabili nella cartella di gioco dei backpacks. Allora, dovete sapere, qua voi state vedendo, ragazzi, le varie cartelle di gioco che sono inserite nella sezione gameplay del nostro Fortnite, nel codice sorgente, e dovete sapere che tutti questi backpacks che qua state vedendo, ok, più quelli in alto, non hanno dentro nessun file. Da qualche ora, ragazzi, il nostro missile guidato invece contiene ben 6 variabili che state vedendo nella colonna di destra della nostra immagine. Quindi non è stato ancora detto quando, ma secondo me non manca veramente molto a vedere un grande ritorno su Fortnite, una delle armi più contestate, ma anche più ignoranti per killare la gente. E quindi, ragazzi, non sappiamo ancora la data precisa, ma io quello che so lo dico a voi. Quindi, ragazzi, non è che lavoro alla Epic Games, raga, io ho un team che lavora con me per trovare questi leak. Quindi non sappiamo le date, sappiamo solo quando vengono inserite. Dovremo veramente aspettarci prestissimo qualcosa di interessantissimo. Ma ragazzi miei, secondo me, ragazzi miei, dovete prepararvi perché è stata scoperta una cosa, raga, che voi neanche immaginate, ragazzi. È stato scoperto un'immagine, due immagini che vi faranno tirar su i peli del sedere come mai è successo prima. Siete pronti, ragazzi? È relativo al caddy. Forse voi lo sapete meglio di me, ragazzi, ma ultimamente si parla molto di personalizzazione del caddy. Oramai, ragazzi, un veicolo che sta entrando nel cuore di tutti i giocatori di Fortnite e che veramente sta facendo fare le peggio cose ignorante, i peggio divertimenti. Basti solo pensare che hanno creato appositamente un upgrade per la pista, quella che stava sotto a rifugio ritirato con tanto di minigames, ragazzi, con tanto di minigames che è praticamente una corsa. Ma ragazzi, io ve la sto per fare vedere. Voi aggrappatevi a tutto quello che potete aggrapparvi, perché qua c'è da spaventarsi, ragazzi. Attenzione, sembrerebbe, ragazzi, che ben presto troveremo
non ve la voglio far vedere perché mi sto godendo il video del Ciula che va in giro col go-kart, che è meraviglioso. Datemi un secondo che mi godo ancora il video del Ciula, che è veramente meraviglioso, raga, un secondo solo, poi ve lo faccio vedere. Datemi un secondino solo. 3, 2, 1. Ah, questa è quella di prima. Volevi, volevi. Aspetta che devo trovare una posizione bella. Pronto, pronto. Somebody to love. Guardalo qua, guardalo qua. Prot, prot, raga. Abbiamo un'immagine incredibile recuperata e che potrebbe essere relativa ad un'eventuale personalizzazione del kart. Oh mio Dio, ragazzi, oh mio Dio, non è una cosa, non è una fan art, ragazzi, non è una fan art, ve lo posso garantire, è qualcosa trovato nei file di gioco, ragazzi, è qualcosa di allucinante che veramente ci fa pensare. Perché gioca a golf il mio vichingo? Come vedete, ragazzi, ci sono addirittura i livelli del kart. Sbloccheremo un sacco di cose, ragazzi. Sbloccheremo la pittura per il kart. Sbloccheremo degli aggeggi per il kart. Sbloccheremo le ruote per il kart, ragazzi. E sembrerebbe che per sbloccare queste cose basti solamente guidarlo. Più lo si guida, più si va avanti con l'unlock di tutti i file, di tutte le cose disponibili per il kart. Una roba veramente, veramente allucinogena, ragazzi, incredibile. E non è mica finita, ragazzi, e non è mica finita, perché noi, ragazzi, con queste cose che sblocchiamo, ovviamente non avremo delle, come si dice, delle migliorie al nostro gameplay. Si pensa che si potranno sbloccare anche le armi, ragazzi. Tanto puoi già sparare dal kart, e avevamo già visto una foto relativa al minigun installato sul tettuccio del kart. Secondo me, ragazzi, non era una cosa finta, è una cosa che potrebbe veramente diventare realtà. Io, ragazzi, avevo un'altra foto da farvi vedere, ma ve la farò vedere più avanti, perché sennò vi do troppe notizie che vi vanno a fare la caca addosso, quindi meglio evitare. Beh, io, ragazzi, vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando, un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto. Iscrivetevi, raga, iscrivetevi in tantissimi al canale, e noi ci vediamo in live. Ciao!